Sireno in transumanza punta a creare economia nel settore zootecnico e caseario, l'ottava edizione, focus sui prodotti podolici. Ottava edizione a conserva di Lauria di Sireno in transumanza, un'occasione per discutere delle strategie migliori per trasformare questa antica usanza pastorale in una risorsa economica per la Basilicata e in particolare per il Lago Negrese. L'inviato Umberto Vallone. Prima il taglio della toma, poi l'immersione nell'acqua calda e infine la realizzazione del cacio cavallo podolico, uno dei prodotti finali del ciclo della transumanza delle mucche, anche loro presenti a conserva di Lauria, vicino alle molte persone che hanno partecipato all'ottava edizione di Sireno in transumanza, organizzata da Luigi Diotaiuti, famoso chef emigrato in America, originario di Lago Negro, tornato per l'occasione con un preciso obiettivo. Valorizzare la podolica e soprattutto il cacio cavallo, il quinto formaggio più caro al mondo, noi dobbiamo proteggerlo, fare filiera e farne di più. Stiamo lavorando su provare a portare il cacio cavallo podolico alla denominazione di origine, come abbiamo fatto per il vitello podolico. Necessario puntare su alcune caratteristiche dei prodotti podolici. Qualità che sostenibilità ambientale ed economica nello stesso tempo, che è il riconoscimento della diversità. Da respingere poi i cibi sintetici, vero pericolo per gli allevamenti. Gli allevamenti potrebbero essere sostituiti da bioreattori che produrrebbero latte, carne, pesce, uova sintetiche. Un invito alla classe politica, proprio come quello di unirsi per creare strategie comprensoriali. Questa è una grandissima occasione di valorizzazione di questo comprensorio del Sireno, è un tema che è importante per noi come amministrazione. È fondamentale che le due comunità lavorino insieme, mettendosi alle spalle il residuo di veleni, di divisioni, conflittualità che fanno solo male.